E ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. Lo sentivate, c'è anche una mega villa da 40 vani tra i beni sequestrati al boss Luigi Moccia. Una complessa attività di indagine che ha portato la polizia ad un sequestro complessivo per un valore di circa 10 milioni di euro. I particolari nel servizio di Anna Testa. C'è anche la megavilla di 40 stanze ad Afragola, nel Napoletano, tra i beni sequestrati del valore di 10 milioni di euro al rampollo della famiglia Moccia, il 60enne Luigi, residente in Afragola ma domiciliato a Roma dopo essere stato scarcerato nel 2010. La struttura dove abitava il boss con la moglie Francesca Arcella e i figli Gennaro e Anna è un complesso residenziale ricavato da un villino e tre immobili attigui in via Rossini, per i quali non si esclude che siano stati costruiti senza licenza edilizia. Questa era la roccaforte dello storico potente clan che opera nell'intera provincia nord di Napoli e che ha come base logistica Afragola. Al boss Luigi Moccia, figlio di Gennaro, ucciso in un attentato nell'aprile 74, sono stati sequestrati anche terreni tra Roma, Afragola, Acerra, locali nella zona di Piazza Garibaldi a Napoli, tra cui un hotel, auto, moto, oltre rapporti bancari e finanziari. Sequestrato anche l'intero patrimonio della società Geni SRL di Roma, che si occupa del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari. Le organizzazioni criminali hanno un